io questo lo voglio sottolineare perché facendo una valutazione oggettiva non so se tutto quello che è stato fatto in questi 25 anni, i risultati che abbiamo raggiunto, noi siamo sempre al top delle classifiche nazionali per i livelli analoghi di teatri, no? Non so se una gestione non pubblica avrebbe potuto garantire i risultati, le performance e soprattutto questa collaborazione con le istituzioni altre che ci hanno consentito di fare questi meravigliosi restauri senza interrompere mai una stagione. Questa è la città che o era la stazione ferroviaria, o era la città più brutta d'Italia, o era la città deserto, o era la città dormitorio. Era la città alla ricerca di un'identità, quanti articoli, quante opinioni, quante lettere di giornali sulla identità di Mestre. Ora, fortunatamente, non vorrei prendere questa parte, dell'identità mestrina non parla più nessuno, il che significa che è stata trovata, che non è più un problema. In compenso, di Mestre, e non di Mestre trattino Venezia, ma di Mestre, si parla come di un luogo dove avvengono eventi, spettacoli interessanti, un luogo che vale la pena di visitare. Ci presentiamo con delle attività rivolte in particolare ai giovani, penso a X Music con gli amici della musica o le anteprime dedicate ai giovani coreografi o danzatori per quanto riguarda la stagione di danza. Quindi ci presentiamo con una serie di progetti che ci fanno decisamente pensare al nostro futuro.